Io sono venuta qui non a fare dei comizi, sono venuta qui banalmente a dirvi che l'Italia è fiera del lavoro che fate, che nei giorni nei quali normalmente, no, chi lavora fuori casa torna in famiglia per passare tempo con la sua famiglia, i giorni del Natale, voi non potrete farlo, ma quella famiglia vi vede, non è solo la vostra famiglia, è la patria, che è una madre. E io credo che quella patria, in giorni come questi, debba esserci per dire, per dirvi che la credibilità, la fierezza, l'affidabilità che l'Italia può vantare nel mondo, che la rendono rispettata, rispettabile, più ricca, camminano sulle vostre gambe, sul vostro esempio e sui vostri sacrifici. I sacrifici che fate non sono ovviamente una cosa facile, lo avete fatto per scelta. Lo avete fatto per scelta e quella scelta è una scelta d'amore. E questo dimostra che voi siete persone libere. Perché dice il filosofo Gustave Thibon che l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno. È libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama. Ed è schiavo nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. I vostri sacrifici, le vostre rinunce dipendono da quello che amate, vi rendono liberi e rendono la vostra nazione libera. Non è la credibilità che oggi abbiamo costruita per gran parte dalla politica, no, decisamente no. La politica, buona parte della politica, ha potuto soprattutto fregiarsi del vostro esempio. Quindi l'Italia vi deve dire grazie, banalmente deve dirvi che riconosce il vostro valore e che come la patria può contare su di voi, spero che voi sappiate che potete contare sulla patria. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie lontane, voi siete 4 chilometri, forse 4.000 chilometri, forse qualcosa di più lontani da casa, ma casa vostra vi vede, sa quanto valete, sa quanto vi deve. Grazie. Posso?
permesso? Volevo essere più istituzionale. No, più militare, porca dignitosa, come si dice. Come si anche si fa per me. Questo permesso credo che l'azzi. A lei. Sono pronto. In questo momento ci sarà un po' di pagina. Io la seguo. Ci siamo. Arrivo uno per volta, se non so dove guardare. Ma fai tu? Grazie. Via qualcuno. Grazie. Ok, grazie. La stiamo consumando. Sì. No, è che se no non so dove guardare. Ma la faccina, aspetta. Sì, guarda di qua. Dove era? Basbazzurro. Aspetta, mi sposto, eh? Ottimo, grazie. 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 Grazie per questa accoglienza, grazie per avermi fatto sentire in famiglia, grazie per i vostri doni, non solo perché c'erano dei doni, ma per il significato che quei doni hanno, che porto con me. E insomma, basta. Andiamo? Un attimo solo, per favore. Grazie. 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 Ci prendi. Aspettate un secondo. Un secondo solo.